Abruzzo dalla terra al mare. In questa puntata parleremo di... Peperone dolce di Altino nel Museo La Storia, con gli imprenditori il futuro. Le criticità in agricoltura, gli impegni di Cia Chieti Pescara. Erbe e tisane, tra salute e relax. La nevola di Ortona, dolce tipico a base di mosto cotto. Abruzzo dalla terra al mare, il viaggio della nostra trasmissione che parla di agricoltura, sostenibilità, di tipicità, parte da qui, da Ortona. C'è il bellissimo castello di Ortona che ci ospita questa mattina e noi ci spostiamo però all'inizio di trasmissione ad Altino per parlare di un grande prodotto tipico, il peperone dolce di Altino. E stiamo ad Altino, nel Museo del Peperone Dolce di Altino. E questo rappresenta un asinello che è da sempre stato il compagno di lavoro di tanti, tanti agricoltori. Questo asinello è stato realizzato da un contradaiolo della contrada Briccioli nell'ultimo palio che si è tenuto ad Altino. Ma ora conosciamo meglio questo museo. Il museo si trova nel centro storico di Altino ed è dedicato al peperone dolce, di cui la prima documentazione certa sulla coltivazione risale al 1748. Il museo è unico nel suo genere in Italia. C'è un'ampia documentazione supportata da oggetti, foto, immagini del mondo contadino della zona sangrina. Il lavoro, la cucina, la fatica di un mondo passato a disposizione delle nuove generazioni. Il museo è aperto alle visite di scolaresche e ad artigiani, imprenditori, cuochi che amano riscoprire e valorizzare i prodotti locali. Sala del museo troviamo una bellissima vetrina ed andiamo a conoscere due produttori che fanno parte dell'associazione di tutela del peperone dolce di Altino, Oasi di Serranella, e le aziende sono Terrafonte e Agroalearia con Line Altinesi. Antonio Dorazio, come nasce la sua azienda? La nostra azienda è al decimo anno di attività, siccome è partita con un frantoio oleario che nel comune di Altino non c'era più. E allora abbiamo pensato di fare questo impianto nuovo e da questo abbiamo abbinato la produzione del peperone dolce di Altino, che eseguiamo da produzione, commercializzazione, lavorazione, e facciamo vari prodotti a base di peperone, peperone frantumato, dolce macinato, e da questo facciamo la pasta col peperone rosso e sia col peperone verde, che viene effettuata una raccolta precoce prima che arrivi a maturazione, viene lavato con disinfettante per verdure, vengono affettati con cutter e poi messi nell'essiccatore per essiccarlo e poi ottenere la polvere per fare la pasta al peperone verde. Facciamo anche come oltre al peperone rosso. Ecco, lei mi ha detto un'azienda che ha 10 anni, sì. E ha girato tante fiere. All'inizio era meno conosciuto il peperone, che adesso si è andato affermando negli anni. Ma in questi anni il peperone ha avuto un'ottima risonanza, un'ottima visibilità, con rimbalzando dietro al palio del peperone dolce di Altino, che è un palio culinario delle contrade, che ogni contrada presenta un primo, un secondo e un dolce a base di peperone, una giuria culinaria premia i piatti migliori usciti. È una manifestazione che ha avuto una bella risonanza e con le riprese e le partecipazioni delle televisioni locali e nazionali che hanno dato risalto a questa cosa qui, si è creato una filiera di commercializzazione di questo prodotto nei supermercati dell'Abruzzo e delle regioni limitrofe e qualcuno anche all'estero. Anche perché basta provarlo. Provarlo perché è un prodotto che ha parecchia versatilità in cucina e tanti chef si sono avvicinati a questo peperone presentando delle ricette succulente con questi e dei piatti che hanno avuto una bella visibilità nei loro canali dei vari chef e delle varie televisioni. Certo, poi torneremo a parlare in maniera più specifica dei prodotti. Anna Maria D'Alonso, come nasce l'azienda Terrafonte e perché questo nome?
Allora, l'azienda agricola Terrafonte nasce nel 2014 e da un'idea di mia e di mio fratello Roberto, con il quale condivido la realizzazione, la produzione e la trasformazione e la commercializzazione dei nostri prodotti. E in realtà nasce, diciamo, da un'attività svolta nel corso della sua vita da parte della mia famiglia, che è anche custode storico del seme peperone dolce di Altino. Quindi noi non abbiamo fatto altro che dare un nome, abbiamo formalizzato quello che prima veniva prodotto già da mio padre, da mia madre, dai miei nonni, insomma. E in più, rispetto a loro, abbiamo oggi utilizziamo il peperone dolce di Altino in tutte le sue, diciamo, possibili trasformazioni, perché abbiamo realizzato un laboratorio di trasformazione nel quale andiamo a trasformare il peperone dal fresco al secco, e poi con il peperone sia fresco che secco realizziamo un'altra serie di prodotti a base di peperone e non. Terrafonte perché? Terrafonte perché uno dei terreni più, diciamo, importanti della nostra azienda ha al centro, diciamo, la fortuna di avere un'acqua sorgiva che poi va a confluire in una fontana, viene raccolta in una vasca e poi in una fontana, e anche perché quest'idea ci è stata data, le idee di alcuni prodotti ci sono state date da una coppia di signori che dalla Germania sono venuti qua in Italia e hanno pensato di trasformare i nostri prodotti locali per poi commercializzarli nel loro paese di origine. Quindi avevano dato questo nome alla loro azienda e noi non abbiamo fatto altro che proseguire la loro idea. Nel nome dell'associazione c'è anche il nome dell'Oasi di Serranella. Sì, c'è anche l'Oasi di Serranella. Noi siamo un'azienda agricola che per prima ha fatto parte di questa, come azienda agricola, all'interno di questa associazione, e siamo forse una delle poche aziende che cui terreni si trovano esattamente all'interno del territorio dell'Oasi di Serranella, dove piantiamo direttamente il nostro peperone dolce di Altino. Quindi Oasi di Serranella perché tutte le aziende che vogliono mettere il nome peperone dolce di Altino, Oasi Serranella, ai propri prodotti e lo possono fare perché la loro produzione viene fatta all'interno di questo territorio disciplinato dall'associazione di tutela. Un valore aggiunto che oggi abbiamo ottenuto come associazione di tutela del peperone dolce di Altino grazie alla collaborazione di noi produttori, ma anche e soprattutto grazie all'attività che ha svolto l'associazione come nostra, diciamo, rappresentante, e l'iscrizione, la certificazione del nostro peperone come un prodotto della biodiversità, tant'è che abbiamo ottenuto l'iscrizione in un albo regionale delle varietà vegetali. Antonio Dorazio, questo è il peperone, come si legge qui, che cresce guardando il cielo. Qual è la caratteristica? È una varietà di peperoni che è stata importata nel fine 700, inizio 800 dai paesi balcani. È un peperone che guarda il cielo, cerca il sole e per avere un'ottima maturazione e esprimere così gli aromi più salienti nella cucina abruzzese. È stata barattata con i paesi di montagna, portavano i nostri nonni, portavano i peperoni e portavano giù le patate. Era una merce di baratto prima, perché non essendoci denaro, non essendoci altre risorse, e questa è stata una risorsa per i nostri nonni, che ognuno aveva un paese di montagna dove portava questa merce. Vogliamo andare ad illustrare un po' i suoi prodotti? I nostri prodotti, noi facciamo il peperone dolce di Altino, che è un peperone, ecco, intero, che viene lavato con disinfettante per verdure, viene ripassato nell'essiccatore per abbattere l'umidità, per abbattere il proliferare di muffe, e viene messo nelle bustine da 50 grammi che commercializziamo nei negozi, nei supermercati. Poi abbiamo il peperone frantumato, che sempre viene sempre prima lavato e ripassato nell'essiccatore, perché il peperone ha un'alta carica batterica già in per sé, e allora è facile con un po' di umidità che proliferano le muffe. Facciamo sempre dolce, parliamo sempre peperone. Peperone dolce. Questo è il peperone dolce macinato, o questo qui, ecco, il peperone dolce macinato, che è utile per qualsiasi tipo di pietanza, per i dolci, per fare pasta, specialmente prima si faceva la pasta fatta in casa col peperone dolce, perché non essendoci, adesso noi ci appoggiamo al pastificio di Pretoro, noi forniamo il peperone e loro ci fanno la pasta, e facciamo anche la pasta al peperone verde, che è una raccolta precoce di questo peperone, e
che prima che arriva a maturazione viene lavorato, sempre lavato e essiccato e poi macinato e realizziamo la pasta. Poi si abbina molto con il pesce perché esprime quel profumo, quell'aroma di peperone di erbaceo, di peperone fresco. Ecco, per concludere, commercializzazione, dove vanno i suoi prodotti? I nostri prodotti vanno nei supermercati Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio, più abbiamo fatto, siamo appoggiati a un importatore che rifornisce ristoranti stellati in Danimarca e noi inviamo questo prodotto, maggiormente quello fresco. Anna Maria D'Alonso, durante tutto l'anno si lavora con il peperone, no? Vogliamo scandire quali sono i tempi di semina, di raccolta? Beh, assolutamente, il peperone dolce di Altino è una cultura che non ci lascia tregua, nel senso che viene lavorato a partire da gennaio fino a gennaio dell'anno successivo. Le fasi si dividono da partire dalla raccolta del seme, che viene fatto, diciamo, a gennaio-febbraio, e viene fatta appunto una raccolta partendo dal nostro peperone secco, selezionando a monte. Il nostro peperone praticamente, questo è il nostro peperone fresco, cioè il peperone che praticamente cresce sulle piante, che ha questa caratteristica di crescere all'insù, in dialetto cresce a cocce capamonde. E una volta che viene raccolto, durante la raccolta noi selezioniamo direttamente dalle piante quelli che sono i peperoni che saranno poi destinati alla selezione del seme, e con questi peperoni facciamo delle collane che conserviamo nel tempo fino a quando non diventano secche. E poi, diciamo, da gennaio, come dicevo prima, partiamo con la raccolta del seme. Il seme viene diciamo messo nei semenzai a partire da febbraio, questo è il nostro periodo, insomma, di semina, quindi febbraio, fine febbraio, per poi arrivare a trapiantare in campo nel mese di maggio, dalla metà maggio in poi, e poi si comincia con la raccolta da fine luglio fino a, in base alla stagione, fino a almeno il mese di ottobre, se non addirittura a novembre, quando insomma le temperature ce lo permettono. Quindi non c'è tregua in questo lavoro. Andiamo ai suoi prodotti. Sì, allora, una volta fatta appunto la raccolta, il peperone viene essiccato. Noi come azienda agricola facciamo prevalentemente un'essiccazione naturale, realizzando le collane del peperone dolce di Altino. La realizzazione tramite il filo ci permette anche di essere riconosciuta come con il presidio Slow Food, che il cui riconoscimento, per questo riconoscimento è importante mantenere anche la tradizionalità nelle tecniche di trasformazione. Quindi realizzare le collane ancora al filo è una delle caratteristiche di questo presidio, insomma, è una delle esigenze, insomma, che il presidio ci chiede. E quindi, una volta effettuato il peperone, diciamo, essiccato prevalentemente in maniera naturale, successivamente i peperoni vengono poi passati negli essiccatoi e vengono macinati per realizzare la polvere, oppure per realizzare il franto, oppure per essere, diciamo, imbustato tal quale intero e quindi essere venduto, diciamo, in bustine, diciamo, di piccola grammatura, oppure in collane intere. Dopodiché, con questo peperone noi realizziamo una serie di prodotti che vanno dalle confetture ai sottoli, quindi abbiamo delle confetture a base di peperone dolce di Altino, delle creme di peperone dolce di Altino fatto in olio extravergine, delle confetture di cipolla limone, questa cipolla è un altro prodotto nostro. Ne abbiamo parlato in una trasmissione, sì, sì. Proprio si parlava di questa cipolla limone. Sì, che è appunto una forma di limone. È una cipolla che ha una forma di limone, molto facilmente utilizzabile in cucina, molto cremoso, un gusto molto dolce, e si presta molto a essere realizzata e essere trasformata in confetture, in marmellato o in creme spalmabili. E quindi, dicevo, confetture a base di peperone dolce, cipolla limone al peperone dolce di Altino, crema di peperone dolce di Altino, oppure crusco sott'olio, o addirittura il nostro peperone pronto da mangiare. E questo, diciamo, è tutto quello che noi facciamo con, diciamo, il peperone secco o anche fresco. E adesso, con il passare del tempo, abbiamo, diciamo, ampliato la nostra, anche perché il mercato ci chiede un maggiore utilizzo di questo prodotto, quindi realizziamo anche una pasta al peperone dolce di Altino in formato corto, in formato lungo. E grazie, diciamo, a questo prodotto, la cosa interessante è che si innescono anche delle forme di collaborazione anche con altre aziende, perché noi non siamo pastai, però abbiamo aziende produttrici di pasta che hanno iniziato a fare la pasta anche al peperone dolce di Altino. I preparati per pasta,
e poi noi come azienda, oltre a tutti questi prodotti, facciamo anche altri, una serie di sottoli a base di peperone dolce e non, come la zucchina a peperone dolce o le zolle dell'aglio o i carciofini. Produciamo anche direttamente olio extravergine. Un altro nostro cavallo di battaglia è la salsa, la famosa salsa di pomodoro, che ormai viene fatta in maniera tradizionale ed è ormai un prodotto che quasi nessuno più fa in casa, e quindi come azienda agricola realizziamo anche questo prodotto. Commercializzazione? La commercializzazione viene fatta in piccoli negozi e anche in qualche supermercato, sempre, comunque i nostri prodotti li troviamo sempre all'interno dei prodotti di nicchia, dei prodotti abruzzesi, dei prodotti tipici, insomma. Non siamo nella grande distribuzione, anche perché diciamo, i numeri che facciamo non ce lo permettono, insomma, facciamo ancora un prodotto tradizionale e vorremmo continuare a farlo. Due belle storie, insomma, vi abbiamo proposto. Io vorrei concludere, ma posso indossare la collana di peperoni? Certamente sì. Quando vado in cantina concludiamo col brindisi, ma in questo caso concludiamo con la bella collana. Con una bella collana di peperoni che porta fortuna. Sicuramente. Cambiamo ora argomento, sempre in questo bellissimo incantevole scenario, quello del Castello di Ortona, e cambiamo argomento e parliamo di tematiche che riguardano il mondo dell'agricoltura. Si è svolta in questi giorni l'assemblea elettiva di CIA Chieti Pescara, che è eletto quale presidente Domenico Bomba. Presidente, quindi, gestisce 23.339 soci, 9.101 tesserati e il numero arriva a 48.000 tra imprese, persone e soci. Come inizia questo mandato? Allora, il mio mandato sarà nel segno della continuità. Io ero già in giunta con il presidente Sicchetti, ero vicepresidente, e quindi sarà un mandato nella continuità di quello che stavamo già facendo, un ottimo lavoro che intendiamo proseguire nei prossimi 4 anni. Ci sono le problematiche irrisolte e sono quelle con le quali lei si sta già impegnando, vogliamo ricordarle? Sicuramente il lavoro non si è fermato, quindi abbiamo dei problemi che definiamo annosi. Il principale è quello degli ungulati, principalmente nella nostra zona sono i cinghiali, che creano moltissimi danni sia alle imprese agricole, ma creano anche problemi per la viabilità stradale, quindi anche alla popolazione in genere. Non è raro che branchi di cinghiale scorazzino in mezzo ai paesi, alle città, quindi danno molti problemi. Come CIA nazionale abbiamo presentato una modifica alla legge numero 157, che ormai è datata, e quindi il cinghiale sarebbe una razza protetta, quindi non può essere così, perché gli ungulati e in particolar modo i cinghiali si riproducono in maniera incontrollata, e quindi sarebbe necessaria la modifica della legge, che quindi, però è di compito parlamentare. Sta andando avanti questa vostra battaglia a livello nazionale, sì, praticamente. Sì, sì, altro problema locale quale? Problemi locali sono i consorzi di bonifica, dove noi da diversi anni sono commissariati, quindi le varie organizzazioni partecipano solo a delle consulte, ma il commissario è in mano alla situazione. I problemi sono tanti, perché ci sono problemi per le reti idriche, quindi la distribuzione dell'acqua, problemi economici degli enti, quindi noi cercheremo in questa fase, che purtroppo è una fase molto delicata, ci sono aumenti, i consorzi di bonifica sono molto energivori, quindi il problema dell'aumento dell'energia elettrica per loro sarà un grosso problema. Noi questo lo capiamo, ma non vogliamo neanche che tutti i costi vengano poi ribaltati sulle imprese agricole, che già stanno subendo numerosi aggravi di costi. Ecco, l'altro problema è proprio quello dei questo rincari. È un altro problema dei insomma rincari. L'agricoltura, che deve essere una risorsa e sì, un motore, insomma, importante per questa regione, viene sempre penalizzata.
Sì, purtroppo a fronte di aumenti però che non arrivano alle due cifre per i nostri prodotti, non ci vengono riconosciuti questi aumenti. Noi abbiamo rincariche per il gasolio agricolo rispetto al 2021, siamo già oltre il 50%, sui fertilizzanti siamo oltre il 50%, ma alle volte anche il 100% in più, l'energia elettrica, tutto. Se bisogna comprare attrezzature nuove troviamo rincari dal 30 al 40 al 50%, quindi è una situazione che le imprese agricole stentano a sostenere, perché il PIL dell'azienda agricola non era altissimo e se si abbassa ancora di più è difficile da sostenere. A questi problemi tanti fatti positivi, tipo tante donne che gestiscono imprese agricole e tanti giovani che si avvicinano. Certo, noi come CIA abbiamo le associazioni, l'associazione delle donne in campo, l'associazione dei giovani, quindi cerchiamo di avvicinare sia le donne sia i giovani verso questo settore. Abbiamo bisogno anche però su questo che le istituzioni ci diano una mano per quanto riguarda i vari bandi e tutto quanto, che purtroppo sappiamo che ultimamente non è che siano andati molto bene, insomma. Quindi voi siete in prima linea, insomma, per tutelare questo mondo dell'agricoltura? Certo, noi siamo in prima linea per tutelare il mondo dell'agricoltura, quindi le imprese agricole hanno sempre la nostra massima attenzione, ma nei nostri uffici girano tante persone, quindi nei nostri uffici si copre al 100% tutto quello che può servire anche alla persona, quindi dall'assistenza tecnica per le imprese agricole, il fiscale e i pensionati, i patronati. Quindi, ricordiamo che alcune realtà agricole si trovano anche nelle aree interne, certo, insomma in aree disagiate anche dal punto di vista della viabilità. E questa è la nostra priorità, nel senso di non abbandonare le zone interne che sono sempre più spopolate, svantaggiate. Infatti noi, i nostri uffici principali sono nei paesi, nelle città più grandi, ma abbiamo permanenze che seguono anche queste piccole realtà e dove molte volte gli anziani trovano comunque un punto d'appoggio. Abruzzo, dalla terra al mare, l'ho detto tante volte e lo ripeto, questa è una trasmissione d'amore, ma non prendetemi per romanticona, perché è una trasmissione per chi ama l'Abruzzo, per chi ama i suoi prodotti e per chi vuole far conoscere di più il bellissimo Abruzzo a chi magari non è mai venuto qui. Sì, perché abbiamo tante visualizzazioni della nostra trasmissione su internet, quindi vuol dire è una trasmissione che piace e a noi l'Abruzzo ci piace. Guardiamoci questo servizio. Questo è il regno delle tisane. Andare per erbe aromatiche, ma anche altri tipi di erbe mangiare, cioè è un sano esercizio fisico, spirituale, e che non costa niente, assolutamente. Io raccolgo molte erbe, alcune le coltivo anche, e confeziono delle tisane. Allora, la tisana è qualcosa di molto gratificante. La sera, prima di andare a dormire, una bella tisana che sia rilassante, ti predispone ai sogni. E quindi ho parecchi tipi di erbe. In particolare ne vorrei evidenziare una, che è la Sideritis siriaca. È un'erba che viene definita l'erba dell'eterna giovinezza, usata non solo da noi, ma usata anche nei paesi balcanici, cioè anche e soprattutto in Albania. Viene anche chiamata tè del pastore ed è ricchissima di flavonoidi, di sostanze che aumentano le difese immunitarie. Ecco, quindi il discorso sulle tisane non è solo un discorso semplicemente di benessere, ma anche di benessere fisico, ma anche di benessere intellettuale. Tant'è vero che con il mio amico Fabio Di Cocco abbiamo pensato di organizzare delle serate che si chiameranno serate d'autore, proprio sulle tisane, abbinandoci ovviamente dei momenti letterari, dei momenti visivi, per chiudere il cerchio, insomma, per far sì che la tisana abbia un valore che è superiore al semplice valore di benessere fisico che ha.
con le erbe si fanno, con le erbe, i frutti selvatici si fanno anche i liquorini, ecco, per esempio qui ne abbiamo due, il morosello fatto con le more del rovo e il finocchiello fatto con il finocchio. Finocchiello per esempio è un ottimo digestivo, finocchio selvatico li andiamo a comprare in farmacia per i bambini, per le colichette, ce n'è tantissimo e si può raccogliere comunemente. Io poi queste tisane le confeziono in bustine e le regalo queste tisane agli amici, una a gioia. Allora, le erbe sono le più varie, anche quelle alle quali noi non pensiamo. Ecco, questo per esempio è il sambuco, che ha molte proprietà. Poi c'è la lavanda. La lavanda è un'erba che noi consideriamo come un profumo, ma invece è ottima per fare le tisane. C'è questa qui che è la mentuccia, da non confondere con la menta, perché è tutta un'altra cosa. La mentuccia in italiano si chiama nepitella. Ecco, sempre tornando a questo fatto, se vogliamo, spirituale o letterario, che sta, c'è un detto che dice: chi vede la mentuccia nell'adore ne vede la Madonna quando si muore. E quindi c'è anche questo aspetto. Abruzzo, dalla terra al mare, dulcis in fundo nella nostra trasmissione. Siamo in un laboratorio di pasticceria ad Ortona ed allora non possiamo non parlare di un dolce tipico ortonese che piace tantissimo ed è la nebola. Abbiamo Concetta Bianco con noi. Quindi la nebola, vogliamo dire qualcosa su questo dolce? La nebola è un dolce prettamente ortonese che non può mancare sulle nostre tavole nei giorni di festa e non. È un dolce molto particolare sia come caratteristica delle materie prime che come cottura. È un dolce antico fatto di mosto cotto, farina e spezie e olio. Il procedimento non è semplice, ma le nostre mamme laboriosamente sapevano fare e noi continuiamo con questa artigianalità del prodotto. E si cucina in un ferro tipicamente viene preso a guardia grele, dove si fa arroventare e si mette poi dentro la pallina dell'impasto. Quindi elemento fondamentale è il mosto cotto. Il mosto cotto, sì, il mosto cotto viene bollito con l'arancia e la cannella, poi buttiamo questo mosto cotto bollente sulla farina, l'olio e impastiamo. E da lì formiamo delle palline che andranno messe nel ferro già scaldato. Quindi sì. Qui c'è la tradizione dei dolci, sì. C'è la tradizione dell'artigianato abruzzese, guardia grele, sì, quindi c'è un misto, sì, di cose. Sì, si dice che il tempo di cottura è determinato da un'Ave Maria, quando poi si rigira il ferro si toglie la pallina che è diventata una sfoglia. Si gonfia, si divide in due e quindi da ogni pallina ne vengono fuori due ed si arrotola su se stessa, ecco, la forma un po' è a punta. Poi la facciamo anche in diverse versioni, la farciamo con la crema, con la marmellata, con il gelato o mangiate così. C'è chi la preferisce spessa e chi la preferisce più sottile e croccante. Quindi la nevola non può mancare. La nevola non può mancare, assolutamente, assolutamente. D'estate ne facciamo una grande vendita per i turisti che tornano e apprezzano molto questo sapore, anche perché è senza uova, quindi lo diamo anche a chi mangia vegano o è intollerante, e quindi è un dolce che piace tanto. E la nevola lei l'ha portata addirittura a Sanremo, al Festival della Canzone Cristiana. Sì, festival che è nato questo anno.
con la collaborazione di Marta Bucciarelli, che mi ha invitato a portare i prodotti d'Abruzzo a Sanremo, non solo la nevola ma anche il salato, perché noi siamo dolce e salato, quindi i piatti tipici nostri abruzzesi, e quindi la nevola e poi ma non solo anche la cucina, quindi il brodo con le pallottine, la pizza e foie fatte con le nostre misticanze, e la pallotta cacio e uovo, l'arrosticino, la porchetta, abbiamo cucinato le porchette lì, tutti i prodotti, pasta e fagioli, tutti i prodotti nostri, l'anellino, la pecorara. E chi ha gustato ha potuto avere questo piacere? Abbiamo preparato dei box per i cantanti, i ragazzi che salivano sul palco ad esibirsi a pranzo, e poi la cena era per la giuria e per i giornalisti. Che giustamente si è diffusa la voce. Sì, erano sempre più numerosi. Sì. Che cosa serata hanno apprezzato particolarmente? Allora, sicuramente la nevola, ma un po' tutto. Hanno apprezzato molto la pizza e foie, la pallotta cacio e uovo, il brodo. Quasi tutto. Una bella esperienza questa. Sì, indimenticabile, bellissima, e poi siamo solo alla prima edizione, quindi avremo modo di riportare ancora l'Abruzzo. Una bella esperienza. Sì. E qui c'è una torta particolare che la signora ha voluto dedicare alla nostra trasmissione. In questa torta cosa c'è? C'è l'Abruzzo dalla terra al mare. Sì. Abbiamo la maiella, abbiamo fatto il nostro trabocco, perché siamo sulla costa dei trabocchi, fatti con biscottini, sì, e quindi questo. C'è tutto. Abruzzo, dalla terra al mare, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Io mi sento, come dire, a casa in questo bellissimo castello di Ortona. Ci vediamo venerdì prossimo alle 20:30 su Rete 8 con Abruzzo, dalla terra al mare.